se non siamo riusciti a dare velocità alla manovra, se non siamo riusciti a fare la prestazione che volevamo, un po' questa volta è tanto merito per l'avversario che si è chiuso e non ci ha lasciato spazio. Quando questa squadra magari trova, viene rallentata, la nostra, trova delle difficoltà, e in un momento probabilmente anche di non brillantissimo, 9 assenze, perché era 8 con Rossi che si è ancora dal campionato che aveva fatto anche lui, per cui tante situazioni insomma, che vanno a incidere sulla prestazione. Loro che sapevamo che adesso è una squadra di primo ordine e non ha lasciato spazi, ha giocato sull'individualità, ha trovato il gol nella situazione, poi onestamente non meritavano di vincere, nel senso che era una partita brutta da parte nostra ma da parte loro, potevamo pareggiare su quelle situazioni alla fine e non avevamo fatto niente. Poi, ripeto, poi non che quelli che hanno giocato non si sono fatti trovare pronti assolutamente, però nella scelta 9 giocatori, 8-9 giocatori, e ripeto, sono 15 giorni che abbiamo l'influenza nello spogliatoio, no? Oggi ne abbiamo, siamo ancora di Matteo, siamo ancora di Rossi, in settimana un altro paio di... è un momento che per questa serie di cose abbiamo rallentato un po'. Poi ci si è messo il Grosseto che si è chiuso, cioè il processo niente, ha vissuto tanto sulle loro individualità. A me è sembrato che con l'uscita di Salifu e l'entrata di Rigoni Vicenza sia giocato di più. Sì, probabilmente più occasioni costruite sia in Vicenza ma anche il Grosseto, che credo che abbia fatto numerose occasioni in quei momenti là, perché siamo ribaltati in avanti e abbiamo portato tanti giocatori. Rigoni ha dato il suo contributo, tutti quanti hanno dato il suo contributo, nel senso che poi abbiamo forzato una situazione concedendo anche dei contropiedi, per cui noi abbiamo avuto l'occasione per pareggiare, concedendo qualche contropiede in più, ma che parlo di prima era purtroppo pericoloso.